questi cazzi giapponi non finiscono più. Benvenuti a tutti, popolo di sport, benvenuti in un nuovo video nella rubrica che ormai forse l'avrete sicuramente identificata come la rubrica dei Trapani Volanti. Stanno rifacendo ormai, io sto registrando questi video a distanza anche di mesi, di forse un mese e qualcosa, stanno lavorando a fianco e non accennano a finire. Io non so cosa stanno facendo, stanno trapanando e martellando da forse 3 settimane, 4 settimane, io non lo so che tipo di lavori stanno facendo. Fatto sta che ci troviamo di nuovo qua e con un argomento abbastanza particolare, scottante possiamo dire, anche se è stato già affrontato in altre rubriche. Serve realmente integrare? Allora, ho avuto modo di confrontarmi, oltre che con il nutrizionista che comunque avete sicuramente già visto o vedrete comunque sul canale, anche con altri tipi di nutrizionisti, dietologi, insomma, ho avuto modo di parlare anche con professori, no? All'università ho avuto modo di scontrarmi, tra virgolette, in maniera molto costruttiva, e di questo poi ne parlavo, appunto, del confronto costruttivo, farò un video a parte, per capire, per veramente, se serve integrare. Allora ragazzi, un attimo che sposto la telecamera, poco, ok. Allora, l'integrazione che cos'è? Semplicemente andare a rifocillare o comunque andare ad inserire tutte quelle componenti che durante l'alimentazione classica, quindi con appunto con l'alimentazione, appunto, non si riesce a ad ingerire. L'integratore quindi che cos'è? È semplicemente questo che possa essere di proteine, creatina, possano essere di diverse tipi di natura, anche vitamine, c'è quant'altro. Che cos'è? È questa è questo elemento che serve a colmare questo vuoto. Ma è effettivamente necessario? Serve veramente? La risposta, ragazzi, è no. L'integratore non serve, si chiama appunto integratore perché serve ad integrare, ok? E come io adesso sto integrando le parolacce perché stanno trapanando qua a fianco. Comunque, serve semplicemente ad integrare. Di solito si fa un calcolo proteico di giornaliero, un calcolo di carboidrati e poi comunque dei vari elementi che costituiscono l'alimentazione, che siano vitamine, sali minerali, che siano proteine, che siano sul colesterolo e quant'altro, e si va a vedere nel contesto giornaliero quanti di questi elementi vengono assunti, ok? Se dovessero esserci delle carenze, si può tranquillamente ricorrere ad un integratore che appunto serve a colmare queste carenze. Quindi l'integrazione, ragazzi, di per sé, quando vi dicono in palestra dovete integrare, voi non dovete fare assolutamente niente, voi non dovete integrare, voi dovete dire a questa persona che vi dice questo: allora, se tu mi fai un calcolo e mi fai capire quante proteine assumo e quante ne dovrei assumere e mi rendo conto che c'è un... mamma mia, che c'è praticamente un buco, un gap che praticamente non riesco a colmare con l'alimentazione, allora li vado a integrare. Se no, io se arrivo alle proteine, alla quota proteica giornaliera, non c'è bisogno dell'integrazione. Semplicemente questo. Quindi ragazzi, io spero che il discorso sia stato chiaro, nonostante questo rumore sottofondo che mi sta veramente distraendo. Però ragazzi, io volevo semplicemente dire, appunto, ricordarvi questo, che l'integrazione non è qualcosa di assolutamente obbligatorio, non è qualcosa che deve essere: se tu vuoi crescere devi integrare. No, se tu vuoi aumentare massa, vuoi aumentare forza e quant'altro, oppure a seconda del fabbisogno giornaliero appunto della persona, bisogna fare dei calcoli, questo sicuramente l'avremmo già detto con il nutrizionista, e se per X motivo non si arriva a quella quota proteica, quella quota di carboidrati, quella quota vitaminica, non si arriva perché si mangia fuori, perché non si riesce a mangiare, si saltano gli spuntini, perché si ha un fabbisogno proteico o metabolico comunque in generale eccessivamente alto, perché per un motivo qualsiasi non si riesce ad arrivare a quella quota giornaliera, allora lì si può integrare. Ma se no, voi dovete integrare, non esiste, ok? Sugli integratori ho fatto vedere quelli che io assumo, quelli che io prendo, o comunque li vedrete più avanti.
Quindi ragazzi, quella è una cosa mia, cioè io l'ho fatta sul mio, appunto su quello che faccio io. E niente ragazzi, io spero che questo tipo di video vi sia piaciuto, spero che si sia sentito qualcosa perché, vi ripeto, stanno facendo lavori, sono circondato da lavori, che manco un cantiere ragazzi, e nulla, buon allenamento da InSport, ciao!